Buongiorno a tutti. È con molto piacere che saluto e do il benvenuto alla professoressa Daria De Pretis, la vicepresidente della Corte Costituzionale, che sarà qui con noi per questo incontro importante, per questo viaggio della Corte Costituzionale nelle scuole d'Italia. La professoressa è vicepresidente della Corte Costituzionale ed è già stata professore ordinario dell'Università di Trento, alla Facoltà di Giurisprudenza. La ringraziamo del tempo che ci dedica e della lezione che vorrà tenere per i nostri studenti. Saluto anche la dottoressa Francesca Cossino, che è la dirigente del Servizio Reclutamento e Gestione del Personale della Scuola della Provincia di Trento. È qui in rappresentanza del dottor Roberto Ceccato, dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura, che oggi non poteva essere qui con noi. Saluto anche i funzionari della Corte Costituzionale, il segretario generale, dottor Zingales, il dottor Ferdinando Foggia, dell'Ufficio del Cerimoniale, che ci ha supportato per l'organizzazione di questo evento, il dottor Dino Martirano, responsabile della comunicazione, e gli altri funzionari che hanno accompagnato la dottoressa. Saluto la signora Paola Flaim, che è la presidente del Consiglio dell'Istituzione e che è qui con noi in rappresentanza dei genitori dell'Istituto. Saluto tutti gli insegnanti presenti e naturalmente le nostre studentesse e i nostri studenti. Auguro che sia un bel momento per integrare quello che loro imparano a scuola con la viva voce di chi opera nell'Istituzione. Passo la parola per il saluto alla dottoressa Francesca Cossino. Con questo si sente? No. Ma provi a schiacciare, forse era già acceso. Era acceso? Sì, perfetto. Allora io porto chiaramente, come ha detto la professoressa Brozzi, i saluti del Dipartimento, ma devo dire anche che sono molto molto contenta di essere qui con voi. Io sono laureata in legge, sono innamorata del diritto e credo che se mi fosse stata data un'opportunità così quando ero agli istituti superiori, sicuramente mi avrebbe ancora di più motivato e accresciuto nella scelta di quello che poi è stato il mio percorso. Credo per voi un'occasione davvero importante perché nella nostra Carta Costituzionale, che la Corte è chiamata a difendere nel suo rispetto, quando i nostri legislatori appunto legiferano e violano i principi che la nostra Carta dà, è la bussola e ci detta un po' le coordinate di quello che è le libertà, i diritti e i doveri di voi anche oggi cittadini, ma un domani ancora più cittadini attivi. Vi dà lo strumento più potente che avrete nelle vostre mani al termine chiaramente degli studi, ma soprattutto raggiungendo la maggiore età, che è il diritto di voto. E per votare, per essere dei cittadini consapevoli, per essere dei cittadini critici e per usarlo al meglio, chiaramente la scuola, lo studio, gli insegnanti, anche momenti come questo sono veramente occasioni preziose. La nostra carta è stupenda, spero ve ne possiate innamorare se non l'avete già fatto. Ogni giorno si scopre la sua bellezza, quanto è stata anche all'avanguardia in tante delle declinazioni che lei contiene. Quindi non rubo altro tempo alla vicepresidente, spero sia veramente per voi una bellissima occasione per appropriarvi ancora di più dell'amore per la nostra Costituzione. Una breve introduzione all'intervento della vicepresidente. Era il mese di giugno quando ho ricevuto inaspettata una telefonata dall'ufficio del cerimoniale della Corte Costituzionale. Mi comunicavano la possibilità per il nostro liceo di essere inseriti in questa iniziativa Viaggio in Italia, la Corte Costituzionale nelle scuole. L'iniziativa era stata prenotata qualche anno fa e poi non era stato possibile realizzarla a causa del Covid, che come sapete ha bloccato tante cose nelle scuole e non solo. Con i docenti di diritto si è subito pensato che questo poteva essere una buona occasione per voi ragazzi e ragazze per ampliare l'offerta formativa e poi diciamo che ospitare a scuola un giudice della Corte Costituzionale
che parla agli studenti poteva veramente essere come un testimonial diretto, poteva costituire uno stimolo per approfondire, per conoscere meglio argomenti di studio e grazie proprio alla viva voce di chi all'interno delle istituzioni vi opera. Quindi consentire agli studenti di sentirli anche più vicine, di coinvolgere, di essere più coinvolti nell'operato delle istituzioni. Nel nostro liceo abbiamo due indirizzi, ho spiegato prima un po' alla professoressa De Pretis, abbiamo due indirizzi di studio, il liceo delle scienze umane tradizionale, con lo studio del latino per 5 anni, e il liceo economico-sociale con lo studio del diritto per tutto il quinquennio. Abbiamo quindi pensato che gli studenti e le studentesse delle classi quinte del liceo economico-sociale avrebbero potuto approfondire in modo particolare l'attività, le funzioni della Corte Costituzionale. I professori hanno avuto così la bella idea di far prendere in esame alcune sentenze significative della Corte e hanno preparato degli approfondimenti, c'è stato un bel lavoro in classe, verrà presentata una sintesi a seguito, dopo l'intervento della professoressa De Pretis. Qui in Aula Magna sono presenti gli studenti delle quarte, delle quinte del liceo economico-sociale e gli studenti delle quinte delle scienze umane. Siamo convinti che tutti sapranno approfittare di questa bella occasione, come vi ha già ricordato anche la professoressa, la dottoressa Mussino, che si è immedesimata in quando era studentessa lei. Ecco, quindi, speriamo che possiate cogliere questa bella occasione, possiate seguire con interesse l'intervento, la lezione, una lezione di alto livello che sono convinta che potrà rimanere anche nella vostra memoria e poi potremo sentire anche i nostri studenti e a seguito è possibile, diciamo, porre delle domande o intervenire per un dibattito. Lascio ora la parola alla professoressa De Pretis che tratterà il seguente argomento: la Corte Costituzionale e la vita dei cittadini. Grazie a tutti dell'attenzione e buon ascolto. Forse l'ho spento. Sì. Allora, buongiorno. Sono anch'io veramente molto felice di essere qui. Sono sempre felice quando vado nelle scuole, quando incontro giovani, studenti, ragazzi, e voi siete proprio in un momento straordinario della vostra vita, quasi alla fine del vostro percorso di scuola media superiore, pronti ad affacciarvi al passo successivo sul quale immagino adesso state anche riflettendo, state pensando. E devo dire che proprio per questa ragione ho a suo tempo, quando la Corte lo decise, veramente partecipato con entusiasmo a quella decisione. Quale decisione? La decisione di uscire dalla Corte Costituzionale e di entrare nella vita delle persone per cercare di spiegare meglio cos'è la Corte Costituzionale, che cosa fa, e con questo anche per parlare della nostra Costituzione, che è qualcosa che sta alla base del nostro sistema costituzionale, del nostro sistema istituzionale e in fondo della vita di tutti noi davvero. Voi sapete che questo viaggio, non sapete, l'ha accennato la professoressa Broz, la vostra dirigente, che ringrazio molto per l'invito e per le parole, così come ringrazio anche la dottoressa Mussino, che rappresenta qui la provincia, che ha questo ruolo così importante nella formazione, in particolare scolastica dei ragazzi. Questo viaggio è stato deciso dalla Corte qualche anno fa, insieme a un altro viaggio, il viaggio nelle carceri. E credo possa essere il preludio a altri viaggi in altri luoghi importanti della nostra vita sociale. E il senso di questo viaggio è quello che vi ho detto, di farci conoscere, ma anche di conoscere, cioè di parlare con i nostri interlocutori, con voi oggi. So che voi vi siete preparati, scegliendo e studiando alcune sentenze della Corte Costituzionale. Mi sono già complimentata con la
vostra dirigente per la scelta fatta, che è una scelta non ovvia, non scontata, molto interessante. E quindi conoscersi, farci conoscere, anche superando in questo un problema che è poi stato risolto con una scelta. Perché vedete, quando si parla di corti, ci sono sempre due grandi idee sul modo con il quale loro devono parlare. Una è l'idea, le corti parlano solo con le loro sentenze. Quindi si scrive la sentenza, si manda nel mondo, le sentenze della Corte Costituzionale sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, come forse sapete, perché sono sentenze che hanno per certi aspetti lo stesso valore di una legge, e le corti per il resto tacciono. Questa è una scuola di pensiero. E poi ce n'è un'altra, che è la scuola di chi pensa invece che sia importante farsi capire. E non è facile farsi capire quando si prendono delle decisioni che sono anche molto tecniche, che sono frutto di discussioni molto lunghe, molto profonde, anche molto laceranti a volte. E voi che avete preparato delle sentenze anche complesse, perché me ne sono andate a rileggere, sapete quanto non è facile capire il percorso attraverso il quale si è arrivati a certe decisioni, le tappe logiche di quel percorso. E se è stato così non facile per voi, che in fondo siete persone che studiano e che avete dedicato tempo allo studio di quelle sentenze, potete immaginare quanto è poco facile per i normali cittadini, per le persone che fanno altre cose nella vita, che sono assorbite dalle incombenze quotidiane, dalle fatiche, dalle preoccupazioni. E quindi la Corte ha pensato che fosse una buona cosa di imparare a parlare in un modo più facile e di incontrare più direttamente coloro che sono poi i destinatari delle sue decisioni. E quindi ha intrapreso tutta una serie di iniziative di comunicazione. Oggi qui c'è, oltre che il segretario generale della Corte, che è il capo dell'amministrazione della Corte, il dottor Zingales, anche il dottor Martirano, che è il nostro responsabile per la comunicazione. E in cosa consiste la comunicazione della Corte? Consiste nel fare cose come quella che facciamo oggi. Consiste nel fare dei comunicati con i quali si riassumono e si spiegano le decisioni più importanti o più interessanti per l'opinione pubblica della Corte, si spiegano con parole semplici. Si prendono iniziative di varia natura dirette a questo obiettivo. Questo per spiegare un po' il senso del perché io sono qui oggi, a parte il piacere di incontrarvi, fra l'altro io, come sapete, come avete sentito, sono trentina, quindi sono ancora più felice di parlare con voi e di essere qui nella mia terra. Allora, voi avete già studiato che cos'è la Corte Costituzionale, sapete tante cose. Io potrei raccontarvene tante perché la Costituzione, come diceva la dottoressa Mussino, è piena di stimoli che sono sempre attuali. È stata scritta nel 46-47, quindi tanti anni fa. Però è stata scritta con uno spirito, probabilmente anche con un afflato, con un senso del futuro e della speranza che caratterizzava quel momento, che vale ancora oggi tantissimo e in essa è possibile trovare ancora oggi la soluzione a tanti problemi. Quindi avrei potuto partire da tanti punti, ho deciso, preparandomi, di partire dall'articolo 1. Dice, beh, bella scoperta, di solito si parte dall'articolo 1, ma non è così. Tante volte si parte dall'articolo 3 perché è un articolo forse il più bello, il più appassionante, però in tempi così difficili come quelli nei quali stiamo vivendo oggi, e è inutile che mi spieghi le ragioni perché chiunque ascolti la radio e la televisione, o come probabilmente fate più voi, chiunque guardi i social e le notizie, sa di che cosa parlo. L'articolo 1 dice, secondo comma, la sovranità appartiene al popolo, e qui c'è tutto, no? La democrazia vuol dire che è il popolo che governa, è il popolo quello che ha il potere.
E questo è talmente pacifico che non ha bisogno di essere spiegato. Ma io mi voglio soffermare sulla continuazione di quella frase. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questo è quello su cui vorrei concentrarmi adesso. Quella sovranità, cioè quel grande potere, tutto il potere che è del popolo e non può che essere così, non è però un potere che può essere esercitato senza limiti e in qualsiasi forma. È un potere che va esercitato nei limiti e nelle forme della Costituzione. E cosa sono questi limiti e queste forme? Sono limiti che cercano di tenere, di contenere il potere dentro un canale che ne vieti gli abusi. Perché il potere è una bellissima cosa quando è usato bene, ma è una cosa che può essere molto facilmente abusata. E può essere abusata proprio da chi ce l'ha legittimamente, perché ha la maggioranza. E questo è il grande tema. Il tema che anche la maggioranza ha dei limiti. Questa è la prima regola, i limiti al potere che deve essere esercitato in quelle determinate forme che sono quelle previste dalla Costituzione. E poi c'è un altro grande complesso di limiti che sono le libertà delle persone, i diritti delle persone. Quei diritti ci sono e sono sempre protetti dalla Costituzione anche contro il potere. La libertà personale, il diritto di manifestazione del pensiero, il diritto di associarsi, il diritto di riunirsi, il diritto a formarsi una famiglia, il diritto alla propria identità personale e tutti i diritti che sono elencati nella Costituzione. Tutti questi diritti sono sacri e non c'è potere, neanche del popolo, che può portare a limitare quei diritti. Quindi, potere del popolo, il popolo lo esercita nelle forme previste dalla Costituzione, il che vuol dire che si vota, che c'è una maggioranza che governa e che fa le leggi e le fa secondo il proprio orientamento e indirizzo politico, sacrosantamente. Ma, state attenti, ci sono delle cose che nemmeno la maggioranza può toccare. E quindi c'è nella Costituzione una protezione anche di chi la pensa diversamente dalla maggioranza parlamentare, dalla maggioranza che governa. Chi è il garante di questo meccanismo? La Corte Costituzionale, cioè la Corte Costituzionale è lì per controllare il corretto esercizio del potere nel rispetto dei limiti che la Costituzione pone a quel potere. Quindi anche la legge del Parlamento, di qualsiasi maggioranza sia, che contrasta con quei principi della Costituzione, con quelle regole della Costituzione, è una legge che non può sopravvivere e che, se portata davanti alla Corte Costituzionale, deve essere dichiarata incostituzionale e quindi, sentenza della Corte Costituzionale, come vi dicevo prima, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, da quel momento la legge non c'è più. Questo è il senso della Corte Costituzionale, delle Corti Costituzionali. Proteggere la Costituzione di fronte a qualunque abuso del potere. Voi potreste chiedermi, ma quali sono quelle regole, quei principi che non possono essere modificati? Perché quelli della Costituzione? Ma perché questo è il patto fondamentale della nostra società. Che è un patto che è nato all'indomani di un periodo tragico, terribile, feroce della nostra storia, no? Il totalitarismo, la guerra, la lotta fratricida che ha seguito le note vicende dell'uscita dal fascismo, e quindi la resistenza, la contrapposizione di parti. Ecco, la Costituzione è stato un grande momento di riconciliazione delle forze sociali sulla base di alcune regole e di alcuni principi che sono state riconosciute da tutti.
quasi tutti, perché voi sapete che la Costituzione è stata approvata con una maggioranza larghissima di tutte, praticamente tutte le forze politiche che in quel momento erano rappresentate nell'Assemblea Costituente, che era stata votata da tutti gli italiani. State attenti, tutti gli italiani e tutte le italiane che per la prima volta votarono nel 1946 per l'Assemblea Costituente, oltre che per il referendum monarchia repubblica. Allora, questo è il quadro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. La Corte Costituzionale veglia sul rispetto di queste forme e di questi limiti, sia, come vi dicevo, controllando la costituzionalità delle leggi, sia risolvendo conflitti che possono nascere fra poteri. Poi i poteri sono molto diffusi nel nostro ordinamento, perché non c'è soltanto il potere del Parlamento e del governo, ma ci sono le autonomie territoriali, le regioni, le province, i comuni, ci sono le formazioni sociali che sono diverse dalle istituzioni pubbliche, ma non di meno esprimono anche se la socialità della nostra vita umana. È facile il lavoro della Corte Costituzionale? Non è sempre facile. Allora, intanto non vi sto a dire come è fatta la Corte Costituzionale, perché probabilmente lo sapete, ma se non lo sapeste poi magari ci torniamo sopra. Comunque è fatta da 15 giudici, sostanzialmente giuristi, che rappresentano un pochino il diverso sentire di tutta la comunità. Allora, voi avete capito che la Corte Costituzionale ha in effetti un grande potere, perché dichiarare incostituzionale una legge fatta dal Parlamento, quindi dalla maggioranza parlamentare, dall'organo che rappresenta direttamente il popolo e che con la sua maggioranza prende una decisione politica come è quella che si entra in ogni legge, è a sua volta l'esercizio di un grande potere. Ma state attenti, non è che la Corte controlla tutte le leggi o va a cercare le leggi che vuole se le controlla. La Corte controlla soltanto le leggi che qualcuno, cioè i giudici comuni, le sottopongono dubitando della loro costituzionalità. Cioè un giudice che deve applicare una legge e dubita che quella legge sia costituzionale o meno, si ferma, si deve fermare e deve inviare la questione alla Corte Costituzionale. Quindi la Corte ha solo quello che le viene mandato, e questo è un grande limite al suo intervento. Non solo, ma la Corte può controllare la legge soltanto nei termini in cui il giudice gliela sottopone, quindi soltanto rispetto a quelle violazioni, a quei dubbi di violazione della Costituzione che propone il giudice. E se anche ne vede degli altri non può fare niente. Quindi questo solo per darvi l'idea dei limiti di manovra della Corte. Ma non è tanto questa una difficoltà, perché questo è semplicemente una regola fissata, opportunamente fissata dal nostro ordinamento. La difficoltà sta nel fatto che quello che noi chiamiamo i parametri, cioè il riferimento normativo sulla base del quale noi dobbiamo fare il giudizio di costituzionalità, cioè le indicazioni della Costituzione alla luce delle quali noi valutiamo la legge, quelle indicazioni sono indicazioni molto generali, molto che esprimono principi, che esprimono valori. Ci sono anche delle regole nella Costituzione, no? Quando all'articolo 13 si stabilisce che la libertà personale è inviolabile, che limiti alla libertà personale possono essere introdotti solo con un atto del giudice o con un intervento dell'autorità di pubblica sicurezza, che però deve entro 48 ore essere convalidato. Ecco, quelle sono regole, e se una legge contrasta con quelle regole, è molto facile per la Corte dichiarare incostituzionale quelle regole.
Ma è molto più complesso invece fare valutazioni di altro tipo. Prendiamo l'articolo 3, che come vi dicevo prima viene considerato un po' l'articolo più bello della Costituzione. L'articolo 3 è quello sull'uguaglianza. Tutti sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, religione, eccetera. Secondo comma, no? Cioè seconda parte. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli. E se ci viene chiesto, ma questa legge rimuove l'ostacolo alla piena uguaglianza? Voi capite che è molto complesso dire se rimuove o non rimuove. Dire se quella intervento che è diretto a rimuovere un limite sta nei limiti della ragionevolezza, una cosa che la Corte usa tantissimo, un criterio che la Corte, o addirittura nei limiti della proporzionalità, altro criterio che la Corte usa moltissimo. E qui siamo un po' al limite, no? Cioè c'è una valutazione che è una valutazione che lascia margini di apprezzamento ampi a chi la compie e quindi alla Corte. E quindi qui il lavoro si fa più difficile. E qui, come dire, ci aiuta molto nel decidere il fatto che siamo in 15, che abbiamo idee diverse, che abbiamo provenienze diverse e che abbiamo comunque tutti l'idea che siamo lì soltanto per garantire la Costituzione. Quindi in questo fusione di 15 diversi sentire e di sensibilità diverse, però tutte orientate all'attuazione della Costituzione e tutte alimentate anche da una tecnica giuridica, perché noi siamo tutti giuristi anche diciamo relativamente qualificati, o siamo professori ordinari di materie giuridiche, o siamo alti giudici della Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, o siamo avvocati con grande esperienza, fra l'altro scelti, diciamo, secondo modalità che in qualche modo dovrebbero valorizzare una certa autorevolezza di chi sta lì. Questa è una difficoltà. Quindi avere dei punti di riferimento che sono punti di riferimento che hanno una forte componente di valore e che quindi comportano un certo apprezzamento. Un'altra difficoltà, poi ce ne sono ovviamente molte, trattando di cose che chiamano in gioco la nostra responsabilità, la nostra coscienza spesso. Comunque l'altra difficoltà è il rapporto con chi fa le leggi. Perché? Non solo e non tanto perché noi abbiamo il potere di dichiararle incostituzionali quelle leggi, perché questo, come dire, fa parte delle regole pacifiche del gioco. Arriva la legge che prevede una cosa che è chiaramente in contrasto con la Costituzione, nessun problema. O arriva una legge che è in contrasto con la Costituzione secondo l'apprezzamento della Corte, anche qui nessun problema. La legge viene dichiarata incostituzionale. Però qualche volta, per tutelare quei diritti che stanno scritti nella Costituzione, non è sufficiente dichiarare incostituzionale la legge. Perché? Perché l'intervento della Corte Costituzionale, si dice, è un intervento da legislatore negativo. Cosa vuol dire? È un intervento che può solo togliere una legge incostituzionale, ma non può mettere quella che servirebbe per rendere la situazione costituzionale, no? Una disuguaglianza, soltanto un determinato beneficio previsto dalla legge è concesso soltanto a un determinato gruppo di cittadini, irragionevolmente, quindi dovrebbe essere dato anche all'altro. Allora, se io dichiaro incostituzionale la norma che dà il beneficio soltanto a quel gruppo di cittadini, non ho risolto il problema, ho sfavorito i cittadini a cui il beneficio era dato, ma non ho favorito quelli a cui dovrebbe essere dato per un principio di uguaglianza e di ragione.
Allora questo la Corte lo ha rimediato molti anni fa facilmente, inventandosi delle sentenze che noi chiamiamo additive, dove diciamo, ma no, non è che noi possiamo solo dichiarare incostituzionale il beneficio perché non è dato agli altri, possiamo anche dire no, guardate che è incostituzionale quel beneficio in quanto non è dato agli altri, e quindi la nostra sentenza sostanzialmente allarga il beneficio anche agli altri. E qui siamo, come dire, abbastanza tranquilli. Però ci sono dei casi in cui neanche questo basta. Vi faccio il caso, vi faccio due esempi che non sono fra quelli delle sentenze che avete guardato, quindi spero di dirvi qualcosa di nuovo. Uno riguarda il fine vita, il tema delicatissimo del fine vita, del cosiddetto suicidio assistito, e l'altro riguarda il cognome della madre. Allora, fine vita, veramente questo è un tema drammatico, un tema lacerante, un tema sul quale fra l'altro le coscienze si dividono. Però è un tema sul quale la realtà ci interpella, ci chiede, ci domanda, perché ormai la vita, il momento finale della vita è un momento che non è più semplicemente rimesso alla natura, ma è rimesso alla tecnica, alla medicina, ai trattamenti che tengono artificialmente in vita. E tutto questo, come dire, aggrava la drammaticità di quel momento, soprattutto quando vengono in gioco delle sofferenze fortissime da parte delle persone. Il caso che era stato portato alla corte era quello di quel DJ Favo, non so se qualcuno ne ha sentito parlare, un DJ che aveva avuto un grave incidente stradale, era rimasto in conseguenza di questo incidente completamente immobilizzato, tetraplegico, soffriva moltissimo, restava in vita grazie a una macchina, trattamento artificiale, desiderava soltanto porre fine alla sua vita, aiutato in questo da una persona che si chiama Cappato, perché il nome poi del caso è rimasto caso Cappato, è stato portato in Svizzera e a quel punto quella persona è stata imputata del crimine di aiuto al suicidio, perché l'aiuto al suicidio è punito dal nostro codice penale. Il caso è stato portato alla Corte e è stata sottoposta alla Corte questa questione. Quella norma che punisce l'aiuto al suicidio è incostituzionale perché lede il diritto alla dignità della persona, cioè chi si trova in quelle condizioni e desidera morire deve poter essere aiutato se non è in grado di farlo da solo. Cosa ha deciso la Corte? Lacerante, perché questa è una tipica questione sulla quale dovrebbe intervenire il legislatore, stabilendo i limiti, le condizioni, le procedure. Il legislatore però, per tante ragioni, che per certi versi sono anche comprensibili, non lo ha mai fatto, seppure molto sollecitato, come forse sapete se vi capita di leggere i giornali. E la Corte ha detto, no, guardate, questa norma va bene, cioè la norma del codice penale che punisce chi aiuta le persone a suicidarsi, è una norma che in principio va bene, perché chi desidera suicidarsi è normalmente una persona fragile e la Costituzione esige che le persone fragili siano protette anche rispetto a scelte di questo tipo. Però, ha detto la Corte, ci possono essere dei casi, e la Corte ha fatto la fotografia di quei casi, casi nei quali chi si trova di chi è affetto da un male irreversibile, quindi non ha nessuna speranza di guarire, di chi soffre in maniera intollerabile o fisicamente o psichicamente, di chi è non di meno pienamente capace di intendere e di volere e di chi è mantenuto in vita attraverso strumenti di sostegno vitale. Ecco, quando succedono queste cose, detto la Corte, quella norma può essere incostituzionale, sembra incostituzionale. Però ha detto, però questo non è un lavoro mio, questo è un lavoro del legislatore, è il legislatore che lo deve fare.
E che cosa ha fatto la Corte allora? Ha detto, va bene, io mi fermo, rinvio la trattazione di questa questione a un anno. Quindi era a settembre di un certo anno, al settembre dell'anno dopo. E intanto tu, Parlamento, cerca di fare qualcosa. Il Parlamento purtroppo non ha fatto nulla, non è stata neanche presentata una proposta di legge su questo. Guardate, non è, perché poi è facile accusare i parlamenti, è molto difficile per i parlamenti trovare delle maggioranze, trovare consenso su queste cose. Fra l'altro sono anche questioni che rendono molto poco dal punto di vista del consenso elettorale. Tant'è che quasi in tutto il mondo queste questioni sono risolte dalle corti costituzionali e non dai parlamenti. Stessa cosa è successa quasi nello stesso periodo in Germania, è successo in Portogallo. Il Parlamento non ha fatto niente e quindi a quel punto la Corte ha fatto la sua sentenza. Ha fatto la sua sentenza nella quale ha messo quelle quattro condizioni che vi ho detto, alla quale ha anche aggiunto il fatto che queste cose si devono fare dentro a strutture pubbliche, e ha dichiarato incostituzionale la norma che punisce l'aiuto al suicidio nel caso in cui ricorre. L'altro esempio, cognome della madre, anche lì, voi sapete che secondo il nostro ordinamento il cognome assegnato al figlio era solo quello del padre, già più di 25 anni fa, la Corte aveva detto che questa era una norma che non andava bene, che bisognava metterci mano perché era lesiva sia dell'identità del figlio, che non si può riconoscere nella pienezza delle sue due ascendenze, sia dell'identità della madre che veniva sacrificata rispetto a quella del padre, con un'evidente minorazione anche della sua figura e del suo ruolo. La Corte l'aveva detto 25 anni fa, poi l'ha detto anche la Corte di Strasburgo, che è una Corte europea che si occupa dei diritti umani, poi la Corte lo ha ridetto in un modo più forte, poi l'ha detto ancora in un modo ancora più forte nel caso in cui, cioè riconoscendo che quando entrambi i genitori lo chiedono si può dare anche il secondo cognome della madre, e poi finalmente, di fronte all'ennesimo invito al legislatore a intervenire, il legislatore non è mai intervenuto. Certo, non è un problema vitale, però è un problema che riguarda anche, come dire, il modo di essere percepite delle donne, per esempio, e comunque riguarda, come ho detto, l'identità personale, che è un valore centrale nella nostra Costituzione. E quindi, cosa è stato? 2 anni fa, la Corte ha, con una sentenza, dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui non consente che anche il cognome della madre sia dato al figlio, lasciando ai genitori per altri. Ecco, anche qui la Corte. Questo problema del cognome della madre può essere risolto in tanti modi, no? Aggiungendo il cognome della madre a quello del padre, trasmettendo solo uno o solo l'altro a seconda dell'accordo, dando a tutta la famiglia il duplice cognome. Ci sono tanti modi e guardando gli altri ordinamenti si vede che ognuno ha scelto la sua soluzione. Ma questo ovviamente la Corte non può scegliere, perché non spetta a lei decidere come. Questo è tipico lavoro del Parlamento. Però, siccome il Parlamento non faceva niente, la Corte ha detto, vabbè, provvisoriamente la cosa sta così. Si può dare il cognome del padre o della madre, si possono dare tutti e due nell'ordine che stabiliscono i genitori, e se poi i genitori non si mettono d'accordo, perché questa è la grande obiezione, se i genitori non si mettono d'accordo succede la stessa cosa che se i genitori non si mettono d'accordo sul nome proprio. Se uno vuol chiamare Paolo e l'altro vuol chiamare Franco e non si riescono a mettere d'accordo, si va dal giudice, e così succede anche per il cognome. Va bene, questo per dirvi, e così vi ho parlato delle sentenze, vi ho parlato della difficoltà della Corte in certi casi di mettere insieme il necessario rispetto del Parlamento e la necessità di mantenersi la Corte stessa dentro i limiti del suo compito,
e però la tutela di diritti che non possono essere tutelati se non attraverso un intervento positivo di qualcuno, che dovrebbe, ripeto, spettare al Parlamento, ma che se il Parlamento non fa, la Corte preferirebbe non farlo, perché non è, ripeto, il suo lavoro, però c'è un'esigenza di tutela dei diritti. Io vi ho fatto due esempi emblematici, ma ce ne sono tanti altri, un'esigenza di tutela dei diritti che a volte nemmeno la Corte riesce, no? C'è un caso che riguarda le cosiddette REMS, cioè quelle strutture che hanno sostituito i manicomi giudiziari, che purtroppo mancano di numero, e la Corte lì, era stata portata alla Corte una certa normativa che le riguardava, la Corte ha detto sì, io però non posso fare niente, non posso costruire le REMS, non posso dichiarare incostituzionale qualche cosa che richiede un intervento di sistema. Ecco, quindi vi ho raccontato un po' dei limiti, anche dei confini del lavoro della Corte, e vi ho anche raccontato di due sentenze che effettivamente hanno cambiato la vita delle persone, ce ne sarebbero tante altre, ne ricordo ma solo un flash e poi finisco. Una, che voi non potete ricordarvi perché risale agli anni 70, ma io e forse pochi altri qui si ricordano, riguardava le radio libere. Voi non sapete neanche cos'è il tema delle radio libere, ma una volta, quando io ero giovane, avevo la vostra età, la radio era solo quella, la RAI, la radio pubblica. Primo, secondo, poi hanno messo anche il terzo. Stop. C'era un problema di numero delle frequenze sulle quali trasmettere. Però la legislazione stabiliva che non si potesse trasmettere fuori dai canali del monopolio ufficiale. La Corte Costituzionale ha detto no, è ragionevole. E a quel punto sono partite le radio libere, Radio Alice, guardo il dottor Martirano, che più o meno mio coetaneo, e quindi no, forse più giovane, ma insomma probabilmente si ricorda il periodo. Ecco, voi le radio probabilmente non ascoltate mai perché guardate i social, state sullo streaming, eccetera. Però ai nostri tempi c'era solo quello. Quindi avere le radio libere fu veramente un grandissimo cambiamento che fu dovuto all'intervento della Corte Costituzionale. Bene, io mi fermo qui e sono disponibile per le domande.